Pronto? Ci siete? Ciao a tutti, amici. In questa lezione vi voglio insegnare alcune frasi per migliorare ancora di più il vostro italiano. Oggi impareremo a fare una telefonata in italiano. Conosceremo alcune frasi utili che possono servirci per chiamare qualcuno al telefono. Che sia una telefonata informale, tra amici o parenti, oppure una telefonata formale, per lavoro o per cercare qualcuno con cui non abbiamo confidenza. Iniziamo! Ci vediamo alla fine del video. Buona visione! Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, con chi parlo? Sono Luca Bianchi. Vorrei parlare col signor Grassi, se è possibile. Da dove chiama, signor Bianchi? Chiamo da Milano. Attenda in linea. Vedo se è disponibile. La ringrazio. Pronto? Mi dispiace, ma al momento il signor Grassi è impegnato e non può rispondere. Vuole lasciare detto a me? Gli dica solo che ho chiamato, per favore. Perfetto. Appena si libera, la farò richiamare. La ringrazio, molto gentile. Buona giornata. A risentirla. Pronto? Sì? Chi parla? Buongiorno, signora Giulia. Sono Marco. Ciao Marco, come stai? Sto bene, grazie. Potrei parlare con sua figlia Lucrezia? Sì, un attimo che la chiamo. Attendi in linea. Lucrezia! C'è Marco al telefono. Arrivo! Pronto? Ciao Lucrezia, come va? Abbastanza Ciao Marco, io bene. E tu? bene. Ti sto chiamando per chiederti se stasera ti andrebbe di uscire a cena. Stasera ho già un impegno con le mie amiche. Possiamo fare domani? Ok, va bene anche domani. Dove mi porti di bello? Vorrei andare in un nuovo ristorante appena aperto. Si chiama Il Pirandello. So che si mangia molto bene. Benissimo, a che ora? Passo a prenderti alle 8, se per te va bene. Sì, certo, alle 8 mi farò trovare pronta. A Ok, ci vediamo domani. domani, ciao Marco. Ciao. Pronto, Giovanni? Pronto? Pronto? Giovanni, mi senti? Pronto? Non sento bene, la linea è disturbata. Giovanni, sono Luigi. Dove sei? Luigi, puoi ripetere? Non riesco a sentirti.
Ah, prova a spostarmi e ti richiamo. Vediamo se si sente meglio. Ok, a dopo. Bene, come avete notato, al telefono rispondiamo quasi sempre con la parola «Pronto?». Soprattutto nelle telefonate informali o quando non sappiamo chi è che ci sta chiamando. Quindi possiamo aggiungere la frase «Chi parla?». Di questi tempi ormai, grazie agli smartphone, se abbiamo il numero nella rubrica dei contatti, non diciamo più chi parla. Sembreremo un po' stupidi. Se chiamiamo ad un telefono fisso e non ad un cellulare, e la persona che ci risponde non è quella con cui volevamo parlare, possiamo dire «Posso parlare con...» oppure «Mi puoi passare...» Se siamo noi a rispondere, possiamo usare frasi tipo «Attendi in linea», «Te lo passo subito», «Ti faccio richiamare», «Vuoi lasciare un messaggio?». Se la linea è disturbata, possiamo dire «Non sento bene, puoi ripetere?». Ti sento male. C'è poco segnale. Bene amici, se volete vedere la lezione completa, potete visitare il mio sito. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace. Scrivete un commento. Non abbiate paura di fare domande, di chiedere. Risponderò a tutti con molto piacere. Ogni giorno gli iscritti aumentano. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti anche tu al canale. Spero di esservi stato d'aiuto. Ciao, ci vediamo nel prossimo video.